Ciao a tutti, sono Sergio e da anni mi occupo di disegno. Questi che state vedendo sono appunto alcuni dei miei disegni per realistici a matita. Ho frequentato anche un liceo artistico, ma devo dire che non ne sono molto soddisfatto, dato che la mia tecnica l'ho sviluppata praticamente da solo. Ciò che voglio insegnarvi dunque è il mio modo personale di ritrarre volti secondo la mia personale esperienza. Attualmente frequento anche un'accademia di belle arti, ma sono stato bocciato diverse volte perché i prof non ritenevano la mia fosse arte, dato che il realismo secondo loro è cosa ormai obsoleta e soltanto le cose astratte possono andare al tempo d'oggi. Ma parallelamente a ciò, nonostante io sia stato bocciato in università, Sgarbi mi prese nella sua collezione. Quindi bocciato in università, ma preso da Sgarbi. Ma detto ciò, iniziamo subito col nostro tutorial. Dovete sapere che la resa di un buon disegno è caratterizzata essenzialmente da tre cose: gli strumenti, ovvero le nostre matite, penne, acquerelli, il supporto, che può essere quindi carta liscia, ruvida o colorata, e la tecnica, ovvero il chiaroscuro che andremo ad applicare, che può essere a pioggia, incrociato o realistico. L'effetto del nostro disegno finito varierà molto a seconda di questi tre elementi. Potremmo quindi utilizzare la matita su carta liscia e fare un chiaroscuro a pioggia, incrociato o realistico, oppure usare la carta ruvida e applicare i medesimi chiaroscuri. E lo stesso vale per la carta colorata ovviamente, ma anche per ogni strumento che andremo ad utilizzare, sia la penna, gli acquerelli, eccetera. Prima di iniziare qualsiasi lavoro, è bene dunque valutare questi tre elementi per una resa che possa soddisfare le nostre aspettative. Stesso strumento e supporto possono infatti cambiare resa a seconda della tecnica utilizzata. Qui alcuni esempi di lavori che ho realizzato appositamente per farvi capire meglio. Inoltre, sebbene esistano svariati tipi di chiaroscuro, è essenziale saper dare la forma alle cose prima di potergli dare volume. Un disegno con un buon chiaroscuro ma una forma scorretta potrebbe risultare così. Quindi prima di dare volume alle cose, impariamo a dargli forma. Vediamo come. Possiamo dire che un volto visto frontalmente è suddivisibile principalmente in quattro parti: dal mento alla punta del naso è la prima parte, dalla punta del naso alle sopracciglia è la seconda, dalle sopracciglia alla radice dei capelli la terza, e l'ultima dalla radice dei capelli è la sommità della pettinatura, che misura a sua volta un quarto di testa. La larghezza delle nostre narici la potremmo ricavare tracciando giù due linee che partono dalle estremità dei nostri occhi. Dobbiamo dire inoltre che tra un occhio e un altro percorre esattamente un occhio, e tra questi due centrali altri due, uno a destra e a sinistra. 5 occhi totali che delineeranno quindi la larghezza totale del nostro volto. Tracciando inoltre altre due linee che vanno stavolta dalle nostre pupille verso il basso, potremo trovare tra quest'ultima linea e quelle delle narici, a metà tra queste, la larghezza totale della nostra bocca. E a metà del nostro ultimo quarto di testa, l'altezza della nostra bocca. Ora non dovremo far altro che applicare questo stesso schema nel nostro foglio. Tracciamo quindi una linea, che divideremo in 4, e applichiamo nella seconda metà di quest'ultima i nostri occhi, distanziati esattamente da un occhio e affiancati da un occhio sia a destra che a sinistra, per delineare la larghezza totale del nostro volto. Tracciamo quindi due linee verso il basso che ci daranno la larghezza delle narici, e a metà dell'ultimo quarto di testa potremo ricavare l'altezza della bocca. Nel primo quarto invece potremmo disegnare la nostra attaccatura dei capelli, per poi delineare tutto il volto e rafforzare successivamente con linee più spesse tutti gli elementi del nostro volto. E ora che abbiamo imparato questi piccoli trucchetti sul come dare una forma corretta al nostro volto, possiamo procedere con le ombre. Ma prima di continuare con il nostro tutorial, vi chiedo cortesemente di condividere questo video e di lasciare un commento. Quello che mi avrà colpito maggiormente riceverà addirittura un disegno realizzato personalmente da me. La vostra condivisione mi aiuterà a divulgare il tutorial, anche perché sarebbe triste realizzare un tutorial se non si ha il pubblico a cui mostrarlo. Quindi io vi ringrazio per aver visto il video fin qui, vi ricordo di commentare così avrete la possibilità di ricevere un disegno fatto da me, e grazie, alla prossima!